Benvenuti a questo nuovo video dedicato a MetaTrader 4, una delle piattaforme di trading online più popolari al mondo. Sono Simo di startborsa.com ed oggi scopriremo alcuni trucchi e funzionalità meno conosciuti della MetaTrader 4 che possono migliorare notevolmente la tua esperienza di trading. Prendetevi una manciata di secondi e leggetevi il disclaimer. Se fosse necessario, mettete il video in pausa. Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete un link per poter scaricare gratuitamente la MetaTrader 4. Personalizzazione della piattaforma. La piattaforma di trading MetaTrader 4 è completamente personalizzabile, dal colore delle candele, lo sfondo, gli indicatori, profili e formati. Ma tutto questo l'abbiamo già spiegato in questo video qui in alto a destra. Se non apparisse, troverete il link in descrizione. Navigare tra i periodi di tempo o time frames. Una delle caratteristiche potenti della MetaTrader 4 è la possibilità di analizzare gli stessi strumenti finanziari su diversi periodi di tempo contemporaneamente. Ad esempio, puoi monitorare un grafico giornaliero mentre esegui operazioni su un grafico a 15 minuti. Per farlo, utilizza i pulsanti corrispondenti situati nella barra degli strumenti in alto. Clicca su M1 per visualizzare un grafico a 1 minuto, M5 per 5 minuti e così via. Questa funzione ti consente di ottenere una visione più ampia del mercato e prendere decisioni informate in base a diverse prospettive temporali. Si possono anche caricare più finestre dello stesso attivo trascinando il simbolo dalla market watch su diversi time frames. Scelta del time frame. Non solo per quanto riguarda il grafico del prezzo, ma anche gli indicatori tecnici e oggetti grafici, come le linee di tendenza, canali o ritracciamenti di Fibonacci, si possono personalizzare per essere visualizzati su un solo time frame o su più time frames. Basta selezionare l'oggetto o indicatore, proprietà, visualizzazione e lì scegliere i time frames. Personalizzare gli indicatori. Gli indicatori tecnici sono una parte essenziale dell'analisi tecnica. La MetaTrader 4 offre una vasta gamma di indicatori predefiniti, ma puoi anche personalizzarli. Cliccando con il tasto destro sull'indicatore nel tuo grafico e selezionando Proprietà, puoi regolare i parametri per adattarli alle tue preferenze di trading. Scalping e One-Click Trading. Se sei uno scalper o ti piace eseguire rapidamente le operazioni, la MetaTrader 4 ti consente di attivare la modalità One Click Trading. Questa opzione ti permette di eseguire ordini con un solo clic del mouse, senza conferme aggiuntive. Puoi attivare questa modalità andando su Strumenti, poi Opzioni e nella scheda Posizioni aperte selezionare Trading con un clic. Prova la modalità schermo intero. Se desideri concentrarti completamente sul tuo grafico, puoi attivare la modalità a schermo intero premendo il tasto F11 della tastiera. Questo elimina le distrazioni e ti permette di analizzare i movimenti di prezzo in tutta la loro grandezza. Impostare allarmi di prezzo. MetaTrader 4 ti consente di impostare allarmi di prezzo per ricevere notifiche quando il prezzo di un asset raggiunge un livello specifico. Questo è utile se desideri essere avvisato quando si verifica una potenziale opportunità di trading o quando il mercato si avvicina a un livello critico. Copiare le negoziazioni con i segnali. MetaTrader 4 offre la possibilità di copiare le negoziazioni di trader esperti utilizzando i segnali. Puoi sfogliare una vasta gamma di fornitori di segnali, scegliere quelli che ritieni più adatti al tuo stile di trading e iniziare a copiare automaticamente le loro negoziazioni nel tuo account. Per accedere ai segnali basta andare sulla finestra terminale CTRL-T e andare sulla scheda segnali. Mi raccomando, analizza bene lo storico delle operazioni, il drawdown, il tipo di trading, equity, balance, broker usato, profit factor e fattore di recuperazione. Se possibile, prova prima una demo, poi
poi su conto reale, ma facendo molta attenzione. Espandere la funzionalità con gli Expert Advisor. Gli Expert Advisor EA sono programmi che possono eseguire automaticamente operazioni di trading in base a criteri predefiniti. Puoi utilizzare Expert Advisor esistenti o creare il tuo personalizzato utilizzando il Meta Editor. Questi strumenti possono automatizzare le tue strategie di trading e consentirti di eseguire negoziazioni anche quando non sei davanti al computer. Creare la MetaTrader 4 portatile. Quando installiamo per la prima volta la MetaTrader 4 sul nostro PC, quando accediamo alla cartella Dati, vedremo che questa non si trova nella stessa cartella di installazione del file terminal.exe e troveremo tanto nella cartella Dati come quella di installazione due cartelle config completamente diverse. A questo punto, se volessimo spostare la MetaTrader 4 su un pendrive o un VPS, è bene avere tanto la cartella dati, quella di installazione e le cartelle config in una sola cartella o directory. Quindi bisogna unificarle. Come? Per far questo andiamo nella cartella di installazione, facciamo clic destro sul file terminal.exe e selezioniamo creare accesso diretto. Fatto questo, è bene rinominare il file creato con, per esempio, MT4 portatile. Clic destro sopra questo accesso diretto e selezioniamo Proprietà. Vedremo scritto Destino. Al comando terminal.exe aggiungiamo uno spazio e scriviamo /portable. Facciamo doppio clic per avviare la MetaTrader 4 col nuovo link creato e vedremo che la cartella dati e la cartella di installazione adesso corrispondono. Così avremo i nostri Expert Advisor, indicatori personalizzati, script e file per fare backtest nella cartella di installazione e la potremo copiare tanto sul pendrive come sul VPS. Aggiungere gli indicatori più usati ai favoriti. Se usi spesso più indicatori, perché segui tecniche diverse, potresti aggiungere quelli che usi di più ai favoriti, facendo clic col bottone secondario del mouse e poi clic su Aggiungi ai favoriti, per poi ritrovarli velocemente nella scheda favoriti del navigatore, oppure aggiungere scorciatoie da tastiera o hotkey, cosa che abbiamo già visto in video precedenti di questa playlist. Perché sono importanti i tasti veloci? I tasti veloci, scorciatoie da tastiera, hotkey in inglese, sono una risorsa preziosa per eseguire operazioni specifiche con una singola pressione di un tasto o combinazione di tasti. Sono particolarmente essenziali in una piattaforma di trading come la MetaTrader 4, poiché semplificano il processo di trading, migliorano l'usabilità dell'interfaccia e permettono di risparmiare tempo prezioso. Nel mondo del trading, ogni istante conta e la capacità di eseguire rapidamente le operazioni può fare la differenza tra cogliere un'ottima opportunità o perderla. Di seguito vi lascio qui una slide con le scorciatoie più comuni nella MetaTrader 4. Ultimo trucco. Sii coscienzioso. I soldi facili non esistono. Cerca di seguire le notizie macroeconomiche, segui il calendario economico prima di aprire delle posizioni e non smettere di mantenerti aggiornato. Conclusioni. Questi sono solo alcuni trucchi e delle funzionalità avanzate di MetaTrader 4. Sperimenta queste opzioni sulla tua piattaforma MetaTrader 4 per scoprire come possono migliorare la tua efficienza e precisione nel trading. Continua a seguirci per ulteriori suggerimenti e trucchi su MetaTrader 4. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like e sottoscriviti al canale. Ti saluto e ti auguro un buon trading!